Buonasera a tutti. Consiglio comunale del 7 agosto 2020. Procediamo con l'appello. Sabaini Lauro. Presente. Nonardi Cafia presente. Sala Fabio. Presente. Urro Domenica. Flucchese Marcello. Presente. Pietropoli Andrea. Presente. Bonuzzi Carlotta. Presente. Rossi Marco. Presente. Zucatelli Alessandro. Bertasi Daniele, Presente. Tabarelli e Giuditta, Di Luca, Ferrari e eh, Scusate, ehm, l'assessore Currò è assente per motivi personali, familiari. Diciamo. Grazie mille. Punto 1 all'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio 2020-2022, relazione a Marcello Lucchese. Grazie. Allora, questa sera portiamo il primo, il primo consistente assestamento di bilancio a seguito diciamo, per fare un, un adeguamento diciamo, delle voci più importanti del bilancio comunale. L'assestamento riguarda soltanto l'esercizio 2021, mentre sul pluriannale non viene toccato nulla, ed è diciamo, un assestamento attraverso il quale. Sostanzialmente il, il Comune va ad adeguare le proprie risorse sulla base dei, eh, dei primi contributi che sono pervenuti dallo Stato. Ci sono stati un paio di interventi legislativi nei mesi scorsi e mh, nel mese di luglio sono arrivati, eh, sono arrivati una serie di contributi. I contributi sono arrivati per complessivi 1.800.000 euro circa i rotti e li lascio stare cos'è che facciamo noi con questi 1.800.000 euro? allora innanzitutto bisogna capire che questo 1.800.000 euro è diviso in, in, due, in due parti ben distinte nel senso che ci sono dei contributi che sono specifici e vanno a ristoro di minori entrate e, e, ben precise, quindi abbiamo ad esempio dei contributi che vanno a ristoro dell'IMU, della tassa di soggiorno e della COSAP rispetto ai quali quindi non c'era possibilità di utilizzo diverso se non quello di andare ad adeguare queste voci. Pertanto a fronte di questi contributi noi abbiamo di pari importo ridotto le entrate che avevamo in previsione per quanto riguarda appunto IMU, tassa di soggiorno e COSAP. Poi è, stato, diciamo, è arrivato anche un ulteriore contributo di un milione di euro, un milione mila euro, e mille euro, che invece è un, un contributo che ha una destinazione molto generica per le funzioni fondamentali diciamo, dell'ente, quindi Viene utilizzato, può essere utilizzato per andare a compensare ovviamente qualunque altra fonte di entrata che in realtà non è stata eh, realizzata o si realizzerà in misura molto inferiore rispetto alla previsione e, e quindi è stata distribuita su queste voci. Pertanto, noi eh, sostanzialmente, cosa facciamo? ci entra 1.800.000 euro di contributi e andiamo a ridurre le nostre entrate di previsione per pari importo, identico. Okay. Per alcuni abbiamo un vincolo diretto per cui non potevamo dire l'abbasso di 100 piuttosto che di 150, che sono quelle che vi dicevo prima, quindi l'Imu ad esempio che viene ritoccata per 115.000 euro, l'imposta di soggiorno per 317.000 euro e la COSAP per 110.000 euro. Al, altri contributi invece sono contributi eh, che eh, vengono spalmati su, sempre anche sull'Imu, la tassa di soggiorno e la cosa, ma anche sui parcheggi eh, che ad esempio hanno subito una riduzione di entrata notevolissima. Quindi questo è il nocciolo sostanzialmente della variazione di bilancio. Okay? Non è che ci sono stati degli spostamenti di risorse da una parte all'altra o, o la variazione è semplicemente questa. Quindi, Adeguiamo il bilancio alle minori entrate che eh, ad oggi eh, siamo in grado di accertare con, eh, con la situazione ad oggi ovviamente e, e andiamo a coprire queste minori entrate attraverso l'utilizzo di, di questi eh, contributi statali. E la cosa importante da sapere è che è un primo assestamento di bilancio. Nel senso che sicuramente da qua alla fine dell'anno ci saranno degli altri interventi, perché eh, dopo vi, vi elenco qua le, 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 varie, le voci più importanti che andiamo ad adeguare e lo capirete anche voi. Ehm, è un primo intervento, perché eh, senz'altro oh, nei mesi a venire, ormai siamo già nel mese di agosto, voi sapete che queste entrate qua sono le entrate principali del comune e sono entrate che sono strettamente collegate. Al, alla vocazione turistica del nostro comune, pertanto è ovvio che se eh, l'attività turistica si è ridotta eh, del 50%, 40%, insomma lo valuteremo alla fine dell'anno, per, per ad oggi si è ridotta tantissimo, è evidente che le, le entrate che noi abbiamo, soprattutto dalla tassa di soggiorno e dal, eh, dai parcheggi, eh, la riduzione è enorme. Enorme e pertanto, eh, i, i, quando sarà a fine settembre-ottobre, eh, dovremo fare nuovamente degli interventi e verificare come andare a coprire queste mancate entrate. Per quanto riguarda la, la, la COSAP, eh, sulla COSAP abbiamo un contributo previsto eh, dall'articolo 181 del, del decreto di, di, di rilancio del governo. Eh, abbiamo avuto un trasferimento di 110.000 euro. Eh, riguardo la, la, eh, la COSAP noi però la variazione andiamo a fare per un importo eh, più elevato perché sono 128.000 euro per quanto riguarda il mancato incasso della COSAP sulle attività permanenti e dopo abbiamo una riduzione di 27.000 euro che è una stima di minori entrate da qua a fine anno su, sulla parte invece legata ai mercati e alle attività non permanenti. Diciamo che eh, con 110.000 euro ne copriamo una parte perché sono i 110.000 euro che sono vincolati e destinati esattamente a, questa, eh, a questo tipo di entrata, mentre gli altri 45.000 euro vengono coperti pescando in quel diciamo milione che ci è stato uh, dato per le funzioni generali. Okay. Per quanto riguarda invece l'imposta di soggiorno, qui arriviamo alle note decisamente più dolenti. L'imposta di soggiorno mh, mh, nella variazione di bilancio andiamo a fare una copertura delle, delle, delle entrate per 317.000 euro. Anche qua con un contributo ben specifico che è destinato esattamente all'imposta di soggiorno. In realtà l'imposta di soggiorno ad oggi il mancato introito stima, stimato allora, eh, abbiamo quello certo al 100% al, eh, al 30 di giugno, perché il 30 di giugno hanno versato l'imposta a metà luglio e quindi ce l'abbiamo, quella del mese di luglio non ce l'abbiamo ancora l'imposta di soggiorno, ma non, non credo che si discosterà tantissimo rispetto a, a, quella di, a quella di giugno, potrà essere magari un po' di più, ma non c'è molto. Dovete pensare che al 30 luglio dell'anno scorso avevamo incassato 1.040.000 euro di imposta di soggiorno, ad oggi gli incassi sono 55.000 euro, quindi c'è un milione di differenza sostanzialmente, 980.000 euro. Manca luglio di quest'anno in questa voce, ma mettendo anche che... Possono esserci 120-130 mila euro, dal milione sono sempre 800 e passa mila euro che mancano e sono, è un'entrata che non arriverà più da qua a fine anno perché non c'è speranza ovviamente di recuperarli. Quello che è andato è andato. In questa voce ovviamente andiamo a fare una copertura parziale per questi 317 mila euro, anche perché sembra. Voci sembra che il governo dovrebbe uscire con un nuovo contributo specifico proprio per l'imposta di soggiorno e quindi attenderemo a vedere un attimino l'evoluzione. Quindi non, non, non abbiamo coperto ulteriormente questa voce perché vedremo se nei prossimi mesi effettivamente arriverà un contributo ad hoc e che destineremo lì, altrimenti appunto nel mese di ottobre e novembre dovremo provvedere a andare a coprire il mancato incasso di questa voce. Una, eh, una, mh, ricordo che l'anno scorso a titolo di rendiconto nel 2019 di imposta di soggiorno abbiamo incassato 1.929.000 euro. euro oggi ne abbiamo incassati 55.000 quindi vi tenete conto dell'abisso della, dell che c'è in, 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 in questa voce qua per quanto riguarda invece i parcheggi anche sui parcheggi eh, le cose non vanno benissimo, però vanno meglio rispetto all'imposta di soggiorno, non tantissimo ma un po' meglio. Diciamo che eh, in realtà eh, mese di marzo, aprile maggio non sono neanche da considerare. Come voi ce ne entrate con, eh, dai parcheggi, perché ci sono, abbiamo incassato 16.000 euro in quei tre mesi lì. Okay. Abbiamo iniziato a prendere qualcosina in più a giugno 129.000, a luglio 130.000. Dovete pensare che a giugno dell'anno scorso erano 210 e a luglio dell'anno scorso erano 220, quindi abbiamo una riduzione di oltre il 40% degli incassi. Stimando questo andamento uh, sicuramente ci sarà uh, l'intervento che abbiamo fatto in, 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 uh, in questa variazione di bilancio, è quello di ridurre la previsione di entrata da parcheggi è del 50% rispetto alla stima iniziale che era di un milione e mezzo, da un milione e mezzo facciamo una riduzione di 7,50 e la andiamo a coprire, parte con un contributo specifico che sono 3,35 e il resto viene coperto invece utilizzando quel, da quel milione diciamo, generico. E, e poi c'è un'ulteriore riduzione che riguarda l'IMU, eh, Riguarda l'IMU, eh, qua eh, in realtà noi eh, sull'IMU c'è l'esenzione, eh, non, non è legata al Covid l'IMU, eh, intendiamoci perché insomma è un'imposta che è da pagare, punto e basta. In realtà voi sapete che. E il decreto rilancio aveva previsto che per le categorie di due, quindi gli alberghi, per capirci, tutte, tutte le attività turistiche, eh, l'IMU per il 2020 era stata sospesa a fronte di un ristoro diretto da parte dello Stato. Perché? Perché quella parte lì di IMU è un IMU che andava comunque allo Stato. Lo Stato ha detto io non la voglio però eh, la mancata entrata del comune io te la ristoro con un contributo. Però il contributo dello Stato è stato di 115.000 euro. La stima che abbiamo noi invece sui D2 è ben diversa, è un punto maggiore è intorno ai 400.000 euro. Quindi anche qua mh, abbiamo fatto una riduzione delle entrate IMU di 400.000 euro, per le quali 155 li abbiamo coperti con un contributo specifico e gli altri 280, 285 invece li abbiamo coperti pescando dal milione. E infine eh, abbiamo poi eh, utilizzato il milione per andare a coprire la riduzione che abbiamo previsto per quanto riguarda la, la tassa rifiuti, che eh, avevamo deliberato una riduzione ovviamente della tassa rifiuti per le attività eh, diciamo, commerciali. E, mh, Prevedendo uno sconto appunto a tutti i nostri contribuenti di 270.000 euro. Questi 270 adesso li andiamo a coprire pescando da questo milione. Questo è l'assestamento la, diciamo, di bilancio. Spero di essere stato chiaro, se no insomma, mi chiedete. Tabarelli, se capisco correttamente il trasferimento dello stato ha una destinazione specifica, cioè va a coprire quelle minori entrate, le voci di alcune minori entrate che loro hanno recuperato probabilmente dai loro dati, di tre, di tre voci. L quello che rimane da quelle parti è possibile utilizzarlo entro l'anno per interventi comunque da farsi, perché comunque la situazione generale ha, ha influito in tutti gli ambiti, cioè l'emergenza Covid, i riflessi del Covid, ci sono a 360 gradi, non solo sulle entrate del comune ma anche sull'andamento delle, delle attività produttive e anche delle famiglie allora la domanda era questa eh, sì cioè, allora questo qui è, è un tipico caso dove abbiamo delle risorse generali che vanno a coprire le entrate che noi avevamo previsto ok quindi in realtà eh, rimane uguale il livello di risorse che abbiamo cioè non è che per andare a coprire i mancati introiti del parcheggio in questo momento stiamo tagliando risorse a, al sociale piuttosto che a altre forme di investimento che abbiamo programmato. D'accordo? Quelle rimangono, sono lì, cioè qua non c'è una variazione nel titolo secondo o in altre voci di spesa. Eh, semplicemente noi abbiamo una maggiore entrata e a fronte di questa maggiore entrata andiamo a compensare la minore entrata. Quindi lavoriamo solo sul lato entrate e non c'è niente sulle spese. Pertanto, le spese che avevamo destinate agli interventi a favore delle famiglie piuttosto che quelle risorse che verranno utilizzate. Vedremo in quale misura, quest'autunno, quando vedremo gli effetti economici veri diciamo, di questa emergenza sanitaria sulle famiglie, per quelle persone che purtroppo non hanno lavorato, non hanno fatto tutta la stagione o sono in cassa integrazione o che ne so io, insomma è una cosa che dovremo valutare nei prossimi mesi, non possiamo farla adesso, quelle risorse sono rimaste lì, sono destinate a loro già. Ci sono nel bilancio e non vengono toccate, quindi in realtà non è che ci hanno dato un milione, noi questo milione lo possiamo usare per fare, eh, che ne so, un'opera pubblica, dico una sciocchezza, ma vabbè, ok, in realtà questo milione eh, io non, ho, non mi entra un milione dai parcheggi, lo Stato mi dà un milione e lo metto lì, ma non è che va a, al parcheggio, in realtà ho un milione che va a finanziare tutte le spese che sono rimaste identiche, io non ho toccato la parte spesa. Quindi non ho modificato eh, una destinazione delle risorse, ok? Cioè non è che ho detto riduco gli interventi a favore delle famiglie per coprire il mancato introito del parcheggio, no? Il, il, il meno che ho sul parcheggio viene coperto attraverso questo contributo dello Stato. Scusate, scusate, scusate. <coughs> chiedo se prima di parlare dite il vostro cognome perché se no... Eh... Grazie. Tabarelli, non intendevo ridurre, io intendevo che fatta una valutazione, adesso siamo al, eh, ai primi di agosto, fatta una valutazione generale, penso anche alle famiglie, cioè siamo intervenuti con no, non delle agevolazioni, comunque cercando di aiutare le attività produttive e anche le famiglie. Avremmo avuto un'idea di quante famiglie si sono rivolte ai servizi sociali, anche con i famosi buoni alimentari o queste cose qui. Quindi se quell'entrata, quei trasferimenti che comunque mi pareggiano quello che era l'andamento del mio bilancio in teoria, mi consentono di fare delle operazioni diverse proprio che nascono.